Ciao amici cacciatori, benvenuti sul canale. Benvenuto mese di ottobre. Ottobre, mese delle castagne, non so da voi, ma da noi è un'annata buonissima. Mese nel quale il bunker ha raggiunto il suo primo traguardo, cioè 1000 iscritti. E ci tengo particolarmente a ringraziare tutti, ok? Tutti quelli che visualizzano i video, tutti quelli che si sono iscritti, che hanno contribuito a questo successo del canale. E come vi ho anticipato, ci sarà uno speciale, un video speciale sul calibro 410, in particolare sul tiro lungo del calibro 410, ok? Come allungare il tiro, come arrivare a distanza di 30 metri con questo calibro, quindi tutte le accortezze che servono per raggiungere questa distanza, sia in merito alla munizione sia al fucile, ok? Quindi all'uso di strozzatori particolari, va bene? Inoltre, dopo questa puntata ci sarà la puntata che vi ho anticipato, una puntata con un gioco, ok? Il vincitore di questo gioco riceverà a casa un regalo da parte del bunker, ok? Regalo che sarà particolare, molto gradito ai ricaricatori, ok? Allora, ottobre è anche il mese in cui si apre la caccia al cinghiale, caccia imbracata. In occasione, oggi presenterò una cartuccia in calibro 12, una cartuccia a palla asciutta da dedicare alla caccia al cinghiale, e in più vi farò anche l'assetto di una cartuccia in calibro 410, ok? Sempre a palla, calibro 36 con palla cervo. Quindi non vi perdete neanche questa puntata. Eccoci di nuovo insieme. Allora, direi di iniziare con il caricamento della cartuccia a palla in calibro 36. Faremo un caricamento con una palla cervo da 8 grammi. Avremo bisogno di un bossolo da 63 tipo 3 con innesco 615 e della polvere Tecna. Allora, questo caricamento prevede l'uso di una dose di 0,65 di Tecna che andremo a pesare. Palla cervo da 8 grammi che calcheremo leggermente, poi andremo a chiudere in orlo tondo ad una quota di 58,5 mm. Allora, mettiamo da parte questo assetto che poi andremo a chiudere sulla pressa e procediamo al caricamento dell'assetto in calibro 12. Dopo aver chiuso le due cartucce, vi dirò i valori che sono stati riscontrati dalla prova in canna manometrica. Vi parlerò dell'energia cinetica di questi due assetti e del loro utilizzo. Per questo assetto avremo bisogno di un bossolo tipo 5 super fiocchi da 70 mm, una palla Brennec Emerald, palla da 34 grammi e della polvere MB per 36, polvere che si sposa benissimo con questo assetto. Ok, procediamo nel caricamento utilizzando 2,20 grammi di MB per 36. Allora, inseriamo la palla Brennec all'interno del bossolo. Ecco le due cartucce pronte per essere chiuse in orlo tondo ad una quota di 58 e mezzo la palla cervo nel calibro 36. Stessa identica cosa anche nella Brennec in calibro 12, quindi stessa quota 58,5 anche per il calibro 12.
Eccoci con le due cartucce a palla asciutta chiuse, la calibro 36 e la calibro 12. Allora, partiamo dalla calibro 36. Come abbiamo visto, entrambe le cariche sviluppano una velocità di circa 450 metri al secondo. Se consideriamo questa palla una palla da 8 grammi lanciata a 450 metri al secondo, ha una energia cinetica di circa 800 joule. Ok, questa palla ad una distanza entro diciamo i 20 metri può abbattersi contro un animale con una energia residua di circa 700 joule. Allora, questa energia noi la possiamo considerare sufficiente ad abbattere ad esempio un cinghiale giovane se colpito in parti vitali, quindi parliamo di testa, nuca o cuore. Il problema è che il cinghiale in particolare è un animale al quale non si deve considerare solo il peso, ok? È un animale dotato di molta energia, di molta forza. È un animale che, se adulto, può rivelarsi molto aggressivo, anche perché è un animale territoriale, quindi abituato a combattere per il territorio. I maschi adulti sono abituati a combattere per il territorio, essendo molto aggressivi. Stessa cosa le scrofe per la protezione della prole. È una cartuccia che si potrebbe in teoria utilizzare su animale fermo, animale giovane, essendo precisi però nel tiro, ok? Non è una cartuccia che si può utilizzare su un animale in braccata, anche perché durante la braccata l'animale è carico di adrenalina, c'è l'istinto di sopravvivenza dell'animale che si sente braccato dai cani e sviluppa una potenza e una aggressività da tenere in considerazione. Non si può assolutamente tentare la sorte con queste cartucce, perché ne vale della propria sicurezza e anche della sicurezza dei cani, specialmente della sicurezza dei cani, perché l'animale ferito ulteriormente diventa ancora più aggressivo. Di conseguenza, se i cani si avventa contro l'animale ferito, non sarà un bello spettacolo da vedere. Quindi quando si effettuano le braccate verso questi animali, che come ho detto prima sono particolarmente energici, si devono utilizzare delle munizioni adatte. Non si può assolutamente rischiare con munizioni del genere. Vi dico questo perché, siccome tantissimi fanno delle domande sull'utilizzo di una cartuccia a palla asciutta in calibro 410 durante la caccia al cinghiale, magari, come ho detto prima, si può fare sul cinghiale fermo, cinghiale di una determinata dimensione, ok, di un determinato peso. Non si può andare assolutamente sulla braccata, dove c'è il rischio di incontrare animali molto energici, molto pesanti, carichi di adrenalina, ok? Come ho detto prima, ne vale della sicurezza nostra e dei nostri cani, quindi cartuccia da evitare per questa tipologia di caccia. Il discorso invece cambia completamente quando si va ad analizzare una palla del genere. Una palla da 34 grammi in calibro 12, spinta a una velocità di 450 metri al secondo, una palla asciutta che sviluppa una energia cinetica alla bocca di circa 3500 joule, un'energia che ci consente di arrestare l'animale sul posto, considerando anche che durante la braccata magari l'animale in corsa non sempre si riesce a colpire in parti vitali. Quindi una palla del genere, una cartuccia del genere, ci consente di arrestare l'animale anche se colpito un po' male, ok? Questo si deve tenere in considerazione sempre quando si parla di braccata al cinghiale. Ci vogliono munizioni adatte ad arrestare l'animale e che risulta letale per lo stesso, ok? Per una questione, sempre come ho detto prima, di sicurezza nostra, ma soprattutto dei cani. Quando si parla di braccata al cinghiale, l'animale deve essere fermato sul posto, ok? Un'altra cosa a cui tengo particolarmente farvi notare è che parliamo di due cartucce caricate a palla, con delle palle specifiche, con delle polveri simili, ok? Quindi sia in calibro 36 che in calibro 12. Notiamo che in questi due assetti entrambe le cariche riescono a spingere
queste due palle, sì, differenti, però come ho detto prima, adatte al calibro, ad una velocità di circa 450 metri al secondo. Nel calibro 36, però, per arrivare a queste prestazioni, il propellente sviluppa una pressione superiore ai 900 bar. Poi dipende logicamente dalla tipologia di lotto della Tecna. Comunque si hanno sempre delle pressioni tra gli 850 e i 950 bar, mentre nel caso della cartuccia in calibro 12 si ottengono queste prestazioni con solo 730 bar e parliamo di una cartuccia da 34 grammi. Un'altra cosa importante quando si ricarica questa tipologia di palla con questa polvere, considerate che la palla, la punta della palla deve essere circa 3 mm al di sotto del bordo. Questo significa che il caricamento è stato fatto in modo preciso, ok? E niente, spero di aver detto tutto. Vi ringrazio nuovamente per i 1000 iscritti, ok? Sono davvero contento che il canale abbia avuto questo successo in questo pochissimo tempo, perché parliamo di poco più di 3 mesi. E questo è uno stimolo, ok? Ad andare avanti, a presentare sempre nuovi assetti. Sempre assetti con relativi dati di banco, è importantissimo avere dei riferimenti quando si parla del caricamento delle munizioni, ok? E niente, quindi vi do appuntamento al video speciale 1000 iscritti, riguarderà il calibro 410, come comporre un assetto per il tiro lungo con degli accorgimenti che serviranno ad eliminare o attenuare gli elementi di disturbo che non consentono al piombo di arrivare a una certa distanza. Dopo questo video speciale, 1000 iscritti in calibro 410, seguirà quello del gioco. Farò una cartuccia in calibro 410 utilizzando la stessa polvere che è stata utilizzata nella puntata dedicata al tiro long range, nel quale vi parleremo della prova in canna manometrica. Per questo specifico assetto vi dirò il tempo di canna, vi dirò la velocità che ha raggiunto questa carica e voi dovrete indovinare la pressione che ha sviluppato. Ci sarà un tempo limite di alcuni giorni. La persona che si avvicinerà di più è se ci saranno in caso due persone che avranno scritto lo stesso valore, che si sono avvicinate allo stesso modo. Logicamente sarà premiata quello che l'avrà scritto prima. Ok, e chi indovinerà, chi sarà il vincitore, riceverà, come detto prima, questo pacchetto molto molto interessante, ok? Un regalo da parte del Bunker. Siccome tra una quindicina di giorni mi vedrò anche con il Trio Big, sarò in compagnia di Paolo Verrucci e di Alessandro Iacolina. Insieme abbiamo deciso di fare qualcosina di particolare, okay, nel pacchetto, di mettere qualche componentistica un pochino particolare. Quindi non perdetevi quel video, partecipate in tanti nei commenti. E vi dico anche che in occasione di altri iscritti, ok, dal raggiungimento di altri traguardi, si farà qualcosa di simile. Va benissimo, allora vi ringrazio nuovamente e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!